I miei però non sono proprio separati separati, eh? Almeno per 3 mesi vengono a casa tutte e due, no? Ma guarda che è meglio quando si separano, così non litigano più. Non tutti i mali vengono per cuocere. Ma il proverbio mica dice così. È così, è così. Non ci hai mai detto perché due si sono separati. La mamma ha beccato un WhatsApp erotico di papà con una tipa. Ma che è un WhatsApp erotico? Roba di maschi. La mamma urlava e gli ha tirato il telefonino in testa. Una volta l'ha fatto anche mia madre e mio padre. Ecco perché ci dicono che il cellulare fa male. Solo voi con i genitori ancora sposati non lo comprano. Già, e voi separati ce l'avete tutti. Un altro vantaggio dei genitori che divorziano. Vantaggio dei genitori che divorziano. Figli divorziati hanno più cose rispetto ai figli invece di una coppia che resiste al matrimonio, ma soprattutto si parte da una sentenza, praticamente di lasciare la casa ai figli e poi i genitori separati si devono alternare. Questa è la sentenza vera e il film si è ispirato proprio a questa sentenza. Ne parliamo con il regista e lo sceneggiatore di questo film che esce tra 2 giorni, il 14 settembre, Mamma comando io, e lui è Federico Moccia. Ciao Federico, ben arrivato. Salve. Benvenuta la giornalista di Libero, Lucia Esposito. E grazie all'avvocatessa, l'abbiamo scomodata, Alessandra Cagnazzo, perché ti dico la verità, avvocatessa, io non sapevo proprio che esistesse questo tipo di sentenza, la vogliamo ricordare? Sì, questo è uno dei modi attraverso i quali si può riorganizzare una famiglia che si separa. Quindi diciamo che è il meno diffuso probabilmente, perché richiede una casa familiare dove restino soltanto i figli e i genitori vi si alternino. Quindi è necessario. Quindi la casa diventa dei figli, non più dei genitori, però così. No, è semplicemente l'ambiente nel quale i figli sono cresciuti. Il giudice ritiene che sia necessario fare in modo che rimangano in questo ambiente e siano i genitori a cambiare casa, cioè ad alternarsi accudendo nell'accudimento dei figli. Però a livello proprio pratico la gestione non è facilissima, perché poi a quel punto entrambi i genitori devono avere un'altra casa. Ma infatti questa è una decisione che viene valutata da un giudice che ritiene vi siano le risorse, altrimenti non è fattibile. Non è fattibile. Intanto con il nostro Fabrizio lanciamo un sondaggio e capiamo a casa cosa ne pensano i nostri amici dei social. E ha fatto discutere anche voi giornalisti, sì, quando l'avete pubblicata. Sì, è una sentenza, cioè questa è una scelta che, come diceva l'avvocato, devono appunto poi valutare i giudici caso per caso, perché io immagino per esempio una coppia conflittuale e poco collaborativa che ritorna nella casa, diciamo, d'origine dove si generavano questi conflitti, alla fine l'intento iniziale di proteggere i figli in realtà secondo me fallisce, perché se i due non collaborano, immagino solo per esempio chi si occupa delle pulizie, se il periodo in cui tocca alla mamma che poi esce e lascia la casa in disordine, no, arriva il papà che magari invece è tutto pignolo e preciso, e magari loro già litigavano per questo motivo, secondo me si ripropongono lo stesso copione che i figli hanno visto, vedevano durante la fase di pre-separazione. Quindi insomma i giudici devono secondo me scegliere con accortezza e valutare caso per caso. Quello sì, sempre. Infatti l'avvocatessa l'ha detto, cioè esatto, una famiglia dove ci sono le risorse. Perché Federico Moccia, ma come mai ti sei appassionata a questa sentenza e addirittura ci hai fatto un film? Esatto, cioè proprio partendo da quelle problematiche che l'avvocato stava sottolineando, è bello capire le dinamiche, soprattutto perché il punto di vista secondo me dei bambini poi è la cosa più bella e più importante, perché hanno una capacità e anche secondo me oggi una qualità di crescita, di ragionamento e maturazione, una profondità diversa da quelle che almeno io sono abituato a ricordare. Infatti mi ricordavo che quando andavo a scuola i separati erano pochissimi, no? Oggi invece, come dicono nel film, dice guarda i tuoi che stanno ancora insieme sono strani, cioè è il contrario praticamente. Sì. E hanno più cose le figlie dei separati. Hai fatto un film, quindi non so, ti sarai documentato, avrei fatto delle... Esatto. Perché cioè, mi risulta che tu sei ancora fidanzato, sposato. Non so. Sposato, sì. No, non so. No, mi separavo per provare esattamente come funziona. No.
Però mi sono documentato con tutti i bambini, sentendo proprio le loro storie, è stato molto bello. Abbiamo lavorato con Luca Biglione e Giorgia Colli, i sceneggiatori, lavorando proprio su queste dinamiche. Io credo che la cosa più interessante è la voglia dei bambini di avere una coppia che sta insieme, ma poi piano piano forse riescono anche a capire le difficoltà a volte dello stare insieme di un adulto rispetto a quanto tutto sembrerebbe facile per loro, no? Cioè, quando sei bambino ti fa strano pure che improvvisamente un'amicizia finisca, cioè non si riescono a spiegare a volte queste cose. E quindi a me piace figurati molto. Figurati vedere due genitori che non stanno più insieme, che loro sono il frutto che del loro amore. Che sono la cosa più importante che non riescono proprio a vedere. E questo film, Mamma qui comando io, cerca proprio di capire attraverso gli occhi, perché poi questo bambino molto bravo, Alessio di Domenico Antonio, in realtà diventa il boss della casa, perché proprio perché si trova a gestire da solo la casa con i genitori e naturalmente, come spesso accade, cerca anche di avere casa tutta per sé con degli stratagemmi. Quindi è una mancanza dei genitori però se il figlio diventa il capo? Diciamo che... Perché... Sì, inevitabilmente i genitori cercano, credo, nella separazione di essere presenti, e la cosa più bella è che lo siano senza combattersi o senza portare acqua al proprio mulino, facendo vedere le qualità proprie rispetto all'altro. Ma questo si basa, secondo me, quando due genitori hanno fondamentalmente l'amore del figlio. Sì, però queste sono le belle parole che si dicono di partenza, però... altrimenti gli avvocati qui non avrebbero più lavoro, no? Avvocatessa, è normale, non bisogna litigare davanti ai figli, bisogna lavorare per il bene comune, bisogna essere presenti, bisogna... Però poi succede così? No, allora c'è una grande difficoltà nei genitori separati, soprattutto all'inizio, di prendere delle decisioni insieme. E questa è la difficoltà maggiore, per cui i figli da un primo momento in cui apprendono con amarezza la notizia della separazione, iniziano poi a maturare che quello che conta veramente è avere dei genitori che non litighino sempre. Quindi loro vogliono vederli sereni anche separati. Anche, ma è una, diciamo che è un processo, che è un'evoluzione che attraversa queste fasi, diciamo, di adattamento. C'è stata una sentenza, l'ho letto sul Mattino, di una mamma, possiamo vederlo, di una mamma che è stata condannata perché ha dato uno schiaffo alla figlia dodicenne. Lo schiaffo era arrivato perché la figlia aveva visto sul telefonino della figlia mandare delle foto ad un ragazzo, la madre quindi ha reagito, ecco delle foto sexy inviate sui social a un ragazzo, la mamma ha reagito ed è stata condannata a 1 anno e 7 mesi. Ora, sicuramente per arrivare a questa condanna ci saranno stati dei problemi familiari, sicuramente erano stati seguiti assistenti sociali perché... Non è per il ceffone. Ma spero, no. Perché se no è un problema. Naturalmente non è solo per quello, quello è stato solo il gesto eclatante, ma c'era una situazione di disagio familiare. Questa ragazzina comunque era sovraccaricata di una serie di responsabilità che una madre poco organizzata in un certo senso le aveva addossato, e c'era anche un discorso di c'era questa madre che aveva espresso una frase un po' aggressiva, aveva detto ti darò altre sberle in futuro, quindi una minaccia di sberle quando non hai vicino tuo padre. Quindi diciamo che non è una condanna per la ceffone in sé, sì, perché ma ora io da mamma ve lo dico, a me no. Qualche ceffone mi parte. Questo è importante, non si può dire, non è politicamente corretto, cioè ve lo dico. Tranquillizziamo i genitori. No, grazie, tranquillizzami avvocatessa, perché sennò cioè... E allora la legge non può dire condannata ai genitori condannata, cioè come educare i figli. I genitori hanno però proprio... se tu leggi un articolo ma c'è un limite, il limite esatto. È quello del danno fisico, del danno morale, eccetera. Diventa quindi tutto molto più difficile quando ci sono delle situazioni, come in questo caso appunto c'è stata un'accusa di maltrattamenti che va di là del ceffone. E tornando al film di Moccia, poi a un certo punto ci sono però anche i nonni che cercano di mettersi in mezzo, no? E tu hai scelto due nonni particolari per il tuo film, li riconoscerete subito da questa anticipazione. Vedo l'ortica fritta quest'anno, che Natale sarà? E tu che intrulli hai portato? Tutte cose normalissime. Fagioli, codite, salsicce, abbacchio, patate arrosto e
le festine ce l'ho in macchina, poi le vado a prendere e se dovesse servire, ecco, mezzo chilo di pagliata, normalissimo. E quanti omicidi di mucche, agnelli e maiali ci costa questo menù? Questa è tutta roba, ripeto, sana, ma soprattutto la digerisci. Se quando va giù si chiama occultamento di cadavere. Oh, e mica si può fare. Comincia la vigilia, comincia. Sì. È meglio farsi una settimana le bibbie a pane e acqua che venire a cena a casa tua e basta. Prego. No, mi è divertito molto scegliere Maurizio Mattioli, che è il papà praticamente di Daniela Virgilio, la mamma, e invece Corinne Clery, che è la mamma di Simone Montedoro, quindi due suoceri completamente diversi, uno naif, popolare come Modi, l'altra francese, molto elegante, quindi contrasto totale di due famiglie che sono state unite solo per l'amore di questi figli che si sono sposati e hanno avuto questo bambino che è un grandissimo protagonista. È difficile dirigere poi i bambini, oppure alcune volte è più facile. Tu che sei partito con un bambino adulto con Scamarcio. A volte i bambini adulti sono più difficili di quelli più piccoli, nel senso che secondo me Alessio Di Domenico Antonio è un attore eccezionale, aveva già fatto addirittura un film con Garrone. Già con quel cognome doveva essere. Esatto, perché... è importante. È molto, mi piace molto quando i ragazzi, i bambini o gli adulti siano il più possibile credibili, e in lui, in questo bambino, c'è una verità proprio nei modi che secondo me ti racconta perfettamente le dinamiche che vivono i bambini di appena separati, perché la comunque cosa... loro vogliono la famiglia. E a proposito di famiglia, io approfitto di Iari, che è un bambino cresciuto appassionato di parole, per capire, ma famiglia cosa vuol dire, da dove parte questo termine? Beh, è una parola molto curiosa. Perché? Perché deriva da familia, che in latino era una parola molto, molto strana, perché si riferiva all'insieme dei famuli, ossia gli schiavi, i servi della famiglia, tutti sotto un unico padrone. La parola poi è arrivata nell'italiano come insieme di persone sotto un unico pater familias, quindi sotto un unico padre. Ma è molto carino come questa parola poi adesso nell'ambito del film abbia previsto che i ruoli si siano proprio invertiti, certo. Esatto, il capofamiglia è il bambino, figlio, certo. È il tuo protagonista, e sicuramente esatto. Dare delle regole ai figli è importante, come diceva prima l'avvocatessa, alcune volte proprio quando i genitori si devono mettere d'accordo sulle regole è lì che poi, soprattutto se separati, diventa un problema. Lo quando sport, il conflitto è alto. Certo, lo sport può aiutare? Sì, lo sport può aiutare il ragazzino, certo, lo sport aiuta sempre naturalmente, è comunque un luogo nel quale impara la disciplina, il sacrificio, anche accettare che ci sono dei tempi per maturare una serie di risultati nella vita. Ecco. Noi arriviamo da un'estate dove ci sono stati tanti protagonisti, tanti italiani che hanno vinto i mondiali, ci sono stati vari mondiali, e sono molto contenta di poter festeggiare con lei la vittoria del suo mondiale. Una ragazza toscana che ha sbandierato il nostro tricolore. Guardate chi è. Una stoccata per coronarsi regina del fioretto 2023 mondiale. Arriva la stoccata di Alice Volpi, secondo titolo mondiale in carriera. La gioia incontenibile di Alice Volpi, che poi finisce stremata sulla pedana mondiale. Del mondo 2023 a Milano nel mondiale preolimpica è premiata dal presidente del CONI Giovanni Malagò. Super campionessa, vincitrice mondiale di fioretto, alla volta buona c'è Alice Volpi. Io ci sarò se tu vorrai questa volta fino all'infinito. Ora ci abbiamo chiarito. Hai sentito? Sì. Tu da figlia cosa ne pensi? Io sono appunto figlia di genitori separati, quindi ne so qualcosa, e ovviamente l'inizio non è piacevole. Quanti anni avevi?
Avevo 12 anni più o meno. Ah, quindi? Il mio fratello più piccolo, quindi ha vissuto un po' meno la separazione. E non è stato facile all'inizio, però... Chi comandava? Io. Vedi, Moccia, vedi? È questo, vedi. Comandavi tu, perché? È interessante. Perché, comunque entrambi i genitori in quel momento di difficoltà cercavano di andare incontro ai figli in tutti i modi e quindi se chiedeva uno l'altro faceva ancora di più, quindi era diciamo un gioco che io involontariamente facevo anche con loro, ne approfittavo diciamo. Quindi lo confermi? Sì, lo confermo. Lo confermi per far sentire in colpa il genitore? Forse, per ottenere di più? Forse sì, forse perché ero un po' arrabbiata. Però devo dire che col passare del tempo mi sono resa conto che se le cose non vanno è inutile forzarsi di farle andare bene perché non funziona e adesso ho due genitori che si vogliono veramente un bene dell'anima e festeggiamo Natale, Pasqua insieme e che hanno una super sì. campionessa che sei tu quest'estate. Alice Volpi ha conquistato il mondiale. Facevi già il fioretto? Ho iniziato a 7 anni, prestissimo, sì. E quando anche i tuoi genitori si sono separati, tu hai continuato a fare sport che ti ha dato quella disciplina di cui parlavamo con l'avvocatessa? Sì, assolutamente. Ero, diciamo, una ragazzina molto vivace e quindi dedicarmi allo sport, imparare le regole, gli orari e il rispetto sia per i maestri, gli insegnanti che per i miei compagni è stato importantissimo e ho sconfitto anche la timidezza che avevo molto da piccolina e una cosa particolare in sala di scherma è che quando entriamo diamo la mano a tutti i maestri, andiamo là, diamo la mano, quindi anche quello è un bel simbolo di rispetto ed eleganza che c'è nella scherma e mi ha dato Stiamo vedendo tanto. Le tue compagne dietro di te, me le presenti? Sì. Qui in studio. Ah, sono... partendo da destra sono Martina Favaretto, poi c'è Arianna Errigo, è una super campionessa, la capitana della squadra, e Francesca Palumbo. Tra l'altro il tuo papà per te si è messo anche a dieta, perché tu a un certo punto hai detto ma se mi devi seguire per favore riprendi la forma fisica. Sì, sì, è vero, l'ho fatto più per salute, ecco. Però era l'unico modo, lui è talmente appassionato di scherma e ci tiene talmente tanto a seguirmi che gli ho dato un ultimatum e gli ho detto babbo, se non dimagrisci almeno 7 kg non vieni al mondiale. E lui diciamo... Quanti chili ha perso? 15. 15 kg. 15 kg ed è andata alla grande perché sì. Poi hai vinto il mondiale. Tu sei anche insegnante poi, Alice. Sì, diciamo che mi sono cimentata nel fare la maestra, è andata molto bene. Sì, certo. E è molto faticoso, ecco, come sport la scherma e diciamo che... E la tua allieva è stata la volta buona di questa allieva? Sì. C'è riuscita? Sì, sì, è stata molto brava, si è impegnata, facendo appunto un po' di fatica, però è andata benissimo. Guardate chi è questa allieva speciale che Alice Volpi ha messo... A tirare di fioretto, si dice così? Sì. Bene, vediamo. Si parte da qua e si fa il primo saluto all'avversario, il saluto all'arbitro e il saluto al pubblico. Poi si torna qua e si inizia il combattimento. E mi raccomando, piegata sulle gambe, lo so che è faticoso, piegata, punta nel bersaglio. Ok, adesso a misura puoi sparare là sfondo. Dai, va bene, convinta, tiriamole queste stoccate. Sentita sfondata. Ti invito la prossima volta a giocare a burraco a casa. Praticamente, lo dico per le nostre signore qui, tu stai tutto il tempo abbassata e ti viene un male tutto alla coscia, cioè è difficilissimo.
Sì, è abitudine. Non vi brucia la gamba? Sì, all'inizio, all'inizio ti bruciava. All'inizio, ah, ecco. Sì. Cioè, il fiatone non è tanto il movimento, è proprio stare bassi. Sì, è molto complicato inizialmente, però poi appunto ci fai l'abitudine. Faccio molto più fatica a correre io che a stare a piegata. A correre? Sì. Ognuno ha il suo punto debole. Allora Fabrizio, prima abbiamo lanciato il sondaggio. E su WhatsApp al 366-66-57-316 stanno rispondendo. C'è Giovanna che dice: bisogna cercare sempre, secondo me, di venirsi incontro per amore dei figli. Trovare sempre vabbè, una soluzione. Però non è che è la scoperta dell'acqua calda. No, però c'è anche qualcuno che dice: per i figli forse la migliore soluzione è proprio questa, lasciare loro una casa comune e cercare di venirsi incontro anche in questo caso. Fortunatamente dice: mai vissuta né come figlia né come genitore, ma la vedo come forse l'unica soluzione. Intanto però tra due giorni potremo vedere il film Farci un'idea con Mamma qui comando io di Federico Moccia. Grazie Federico. Grazie, grazie Lucia, grazie all'avvocatessa Alessandra Cagnazzo, Alice Volpi, scusami se ti ho fatto fare.